Perfetto ragazzi, allora tutto pronto, diamo anche delle indicazioni da parte voi, da parte vostra a chi vuole partecipare, come, a chi ora presentarsi, come presentarsi, ecco, non sono accettati comunque simboli di partito, ovvero non ne volete questo. Ok, prego. Allora, come già detto, non saranno accettati i simboli dei partiti come anche il 15 marzo. Invece questa volta sarà possibile per le associazioni portare una bandiera. Abbiamo deciso che sarà possibile per ogni associazione portare una sola bandiera in modo da avere comunque la rappresentanza, ma non il sovrannumero di una associazione rispetto all'altra. Cosa, come consigliate ai ragazzi di vestirsi? Ecco, che colore, quali colori saranno tenuti in prediligete, diciamo. Allora, noi invitiamo chiunque a vestirsi di blu o di verde, che sono un po' i colori simbolici della terra, e poi invitiamo comunque a presentarsi con dei cartelli fatti in casa. Ok, 8:30 il ritrovo alla stazione San Giovanni, giusto? Sì. Ecco, poi il corteo in centro storico fino all'Ippocastano. All'Ippocastano. Si potrà mangiare lì? Ecco un'altra. Sì, assolutamente. Finiremo alle 13 all'Ippocastano e poi ci sarà un'ora di pausa in cui chi vuole fermarsi per mangiare, portandosi qualcosa da casa, può farlo. E alle 14 inizieranno le conferenze all'insubria. Cosa chiedete al comune? Ecco, in modo particolare, quali sono le richieste? Allora, abbiamo sfruttato questa occasione del 24 per elaborare un documento con delle richieste al comune. Infatti, che crediamo che per quanto la problematica sia globale, anche le azioni sul territorio siano importanti, sia in termini concreti, sia anche per sviluppare la sensibilità della cittadinanza. La prima cosa che chiediamo è al Comune di dichiarare l'emergenza climatica. Questo è una cosa che si sta già facendo in centinaia di comuni, in Regno Unito, in America, in Australia e ieri o l'altro ieri il Comune di Milano, una delle prime città in Italia, l'ha già dichiarato. Questo è il primo passo Chiedete perché quindi anche per il comune di Como chiediamo che il questo. Comune di Como dichiari l'emergenza climatica perché una crisi va trattata come una crisi, altrimenti non si può risolvere. Chiediamo che venga sbloccato il tratto della ciclo pedonale europea Eurovelo 5, che è un progetto già finanziato che andrà da Londra a Brindisi e al momento è bloccato qui a Como. Ovviamente i benefici ci sarebbero per tutta la comunità cittadina. Abbiamo poi una serie di proposte che diffonderemo in un documento alla cittadinanza e con le quali poi ci confronteremo con l'assessore, cercheremo di concordare assieme quali possono essere le prime azioni e i tempi di attuazione e crederemo che queste azioni vengano sottoscritte e portate a termine nei tempi concordati. Perfetto ragazzi, grazie. Un'ultima cosa, avete una stima quanta gente vi aspettate? L'altra volta sono stati moltissimi partecipanti, avete fatto una stima? È prematuro. No, non Beh, abbiamo delle tanto. stime realistiche, abbiamo semplicemente la speranza di essere più del 15 marzo. Perfetto, grazie ragazzi, buon lavoro. Grazie. Grazie.